Ciao da Eva! Vi piace il mio nuovo smartwatch? Sì, è vero, può essere confuso facilmente con un Apple Watch, ma in realtà si tratta di un Oppo Watch. Come potete vedere, il design è molto simile a quello della mela. L'orologio è molto leggero e infatti pesa circa 40 grammi. La cassa è in alluminio da 46 mm e la cornice ospita due pulsanti laterali. Il pulsante inferiore ha un accento verde smeraldo ed è programmabile e quindi può essere impostato per eseguire qualsiasi funzione. Se premuto a lungo, funge anche da pulsante di accensione. Il pulsante superiore, invece, è il tasto Home, che apre il drawer delle applicazioni. Funziona da tasto indietro e, se premuto a lungo, attiva l'assistente Google. Sul lato sinistro è presente un altoparlante per interagire con l'assistente Google. La costruzione del pannello posteriore è principalmente in plastica, anche se il modulo del sensore centrale è in ceramica. I cinturini, nel frattempo, sono realizzati in gomma e possono essere sostituiti con altri modelli dell'azienda. L'Oppo Watch ha un display AMOLED curvo da 1,9 pollici con una risoluzione di 402x476 pixel e una densità di 326 ppi. Al cuore di questo smartwatch è presente il processore Qualcomm Snapdragon Wear 3100 e un processore AMBIC Micropollo 3 secondario che subentra durante le attività a basso consumo e consente una durata della batteria più estesa. Ha 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione per caricare la musica. Il sistema operativo è Wear OS di Google. Lo smartwatch supporta il Bluetooth 4.2 LE e il Wi-Fi a 2,4 GHz. E può essere abbinato a uno smartwatch sia Android che iOS per visualizzare notifiche, ascoltare musica o effettuare pagamenti. A tal proposito, supporta anche la tecnologia NFC. L'Oppo Watch è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, il sonno, i passi e la distanza. È resistente all'acqua fino a 50 metri di profondità ed è capace di tenere traccia, grazie al GPS e GLONASS integrati, di 5 diverse attività di allenamento: corsa fitness, corsa bruciagrassi, camminata, ciclismo e nuoto. Non ci sono altri sport preimpostati, quindi è bene tenerlo a mente soprattutto se si ha intenzione di monitorare degli allenamenti che non rientrano in queste categorie. Infine arriviamo a parlare della batteria. Da 430 mAh dura un'intera giornata. Tuttavia, secondo Oppo, è possibile ottenere fino a ben 21 giorni di utilizzo utilizzando la modalità risparmio energetico. La ricarica è magnetica e lo smartwatch supporta la ricarica Flash Book Watch. Potete trovare lo smartwatch Oppo Watch su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Vi invito a supportare il nostro lavoro mettendo un mi piace e iscrivendovi al nostro canale YouTube. Se vi va, lasciateci anche un commento. Ciao e alla prossima!